È stata consegnata dalla ditta Gana Sport la nuova pedana del salto in alto che l'SD Nuova Atletica a Lanciano ha donato all'impianto di atletica leggera comunale. Oltre alla nuova pedana completa di piattaforma di sostegno e copertura antipioggia, un servizio che si aspettava da tempo, la Nuova Atletica a Lanciano ha donato al comune anche la cassetta di imbucata dell'asta, protezioni per i pali della gabbia del lancio del martello, nuovi blocchi di partenza, tutto per un valore complessivo di oltre 6.000 euro. Tutto questo è stato possibile grazie al contributo di tanti appassionati di atletica che hanno aderito al progetto Più in alto si può, fortemente voluto dalla società lancianese per la rivalutazione dell'impianto di atletica di Lanciano, unico sul territorio, che ora potrà accogliere finalmente gare ufficiali. Il vice sindaco Giacinto Verna. Finalmente siamo arrivati al momento conclusivo di un percorso costruito insieme tra amministrazione comunale e il settore lavori pubblici con la nuova Atletica Lanciano, che ha visto una serie di investimenti fatti su questo impianto sportivo, su questa pista d'atletica, investimenti per 150.000 euro che hanno riguardato la copertura degli spalti, la messa in sicurezza della stessa copertura, nuovo impianto di illuminazione, la pedana del lungo, la nuova rete della zona dei lanci, e in ultimo, anche grazie a degli sponsor privati, il nuovo materasso della pedana del salto in alto. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che finalmente questo campo è tornato, con questi interventi che abbiamo fatto e realizzato, tornerà ad essere anche sede di gare ufficiali, regionali e nazionali. 11:40.